Intanto se ne va un pezzo di storia di Arezzo. Sì, e io sono molto commossa perché qui c'è una storia di un'istituzione segregante come era l'ospedale psichiatrico, la cittadella dei morti che separava la cittadella di V. Poi però è venuto, si potrebbe dire, un miracolo della buona ragione, perché una buona politica, istituzioni consapevoli, buone pratiche dei servizi, partecipazione democratica hanno decretato che non possono esistere diritti negati, che questo spazio doveva appartenere a tutti perché è un patrimonio di grandi radici culturali, storiche, sociali e sanitarie. E invece 30 anni di incuria in cui tutti i responsabili, ognuno ha giocato un ruolo negativo, dal comune, qualunque amministrazione ci sia stata, dalla provincia, dalla ASL e dall'università. E purtroppo siamo arrivati a questa stagione qui. Spero che ci sia una rinascita. Io ci credo poco, ma solo se c'è un progetto complessivo di cui il comune deve assumere la regia, e in un progetto complessivo in cui ognuno ritrovi uno spazio suo, delle piccole e grandi solitudini, perché ad esempio ascoltando soprattutto le tante associazioni che in questi ultimi tempi, anche con la rigenerazione urbana, sono venuti fuori, purché non rimanga lettera morta, perché quella città amica e solidale è quella che non lascia indietro nessuno, e questo polmone verde è degli aretini e deve tornare a essere usufruito dagli aretini. Beh, da una parte c'è un po' di rammarico perché sono degli edifici di carattere storico costruiti alla fine dell'Ottocento che facevano parte di un complesso unitario anche di valore architettonico. Purtroppo il degrado e l'abbandono certamente hanno portato a un passaggio obbligato che è la demolizione. Ecco, qui è un passaggio da cui dovrà scaturire una nuova area, ovviamente nella sua parte centrale, un nuovo edificio ma anche degli spazi aperti. Quindi noi poniamo l'attenzione ovviamente che non sia saturata dalle auto ma che sia armonico con il complesso del Pionta, un'area quindi da vivere con dei servizi ma anche da fruire da parte dei cittadini.